Finalmente il Milan ha il suo nuovo attaccante. Cari amici del canale YouTube, rieccoci con un nuovo contributo video. Mercoledì 17 luglio è una giornata importante perché questa mattina ha firmato Alvaro Morata con il Milan. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa operazione. Il Milan ha il suo nuovo centravanti, si tratta appunto dello spagnolo 31enne, quasi 32enne, compie gli anni a ottobre, Alvaro Morata, contratto di 4 anni più opzione per il quinto anno a circa 4 milioni e mezzo, 5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan questa mattina ha fatto svolgere a Morata le visite mediche, stesso a Madrid, sono durate 2-3 ore, poi ad ora di pranzo c'è stata la firma sul contratto con Giorgio Furlan, il CEO del Milan, l'amministratore delegato del Milan, presente anche lui sul posto nella capitale spagnola insieme a Giuseppe Bozzo, che ha curato l'intermediazione di questa operazione, e il Milan ha quindi il suo nuovo attaccante. Morata ha firmato, ha sottoscritto il contratto, telenovela conclusa. Il giocatore tra l'altro ora è partito per le vacanze, arriverà solamente ad agosto. Credo che poi per l'ufficialità bisognerà ancora attendere, perché Morata dovrà svolgere ancora l'idoneità sportiva, ma ormai le carte, come si dice, sono state firmate. Tra l'altro lui molto felice, molto carico di questa nuova avventura. Morata ha rilasciato anche delle parole ai microfoni di Sky presente a Madrid e dice: cosa ti ha convinto ad accettare il Milan? Lui risponde: la fiducia di Zlatan Ibrahimovic, della squadra e dell'allenatore. Non vedo l'ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la famiglia, che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già domani. Tantissima voglia di cominciare questa nuova avventura, infatti dice: non vedo l'ora di cominciare, mi allenerei anche domani, ma bisogna fare prima le vacanze, deve anche staccare un po' Alvaro Morata, visto che la sua stagione si è conclusa praticamente domenica con la chiusura dell'Europeo vinto da capitano della Spagna. Di nuovo in Serie A è un po' come tornare a casa per Morata. Lui dice: sì, mi avete trattato con rispetto incredibile e non vedo l'ora di andare in vacanza in Italia e allenarmi con la squadra e tornare in Serie A. Cosa ti ha trasmesso Zlatan Ibrahimovic? E lui dice: mi ha trasmesso cose positive, so anche che ho ancora i migliori anni della carriera da dare e voglio andare in questo grande club che è il Milan. Avrai la maglia numero 9? Non so ancora, vediamo, c'è da capire se indosserà la maglia numero 9 lasciata libera da Olivier Giroud oppure punterà un'altra maglia, magari punterà la maglia numero 7. Quindi così Morata, che non vede l'ora di allenarsi col Milan, ribadiamo, ha firmato un contratto fino al 2028. Come sempre, cari amici del canale, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube perché è importantissimo per la crescita della nostra community. Passiamo ad un'altra notizia. Oggi, mentre aspettavamo i passaggi formali di Morata, è arrivata da Roma una notizia che va a ribadire un concetto che abbiamo già espresso nei giorni scorsi, cioè di nuovo un infortunio per Tammy Abraham, attaccante della Roma. Nulla contro questo ragazzo, che è stato anche sfortunato, nulla contro di lui, non c'è niente di personale, però parliamo di un giocatore che purtroppo dopo un grave e serio infortunio al ginocchio avrà una serie di fastidi fisici che sono normali per chi ha avuto un incidente di percorso così forte, così pesante come quello che è accaduto a Abraham. Nulla contro di lui, però è un giocatore che è soggetto ora ad infortuni, a problemi fisici, a stop muscolari e stop fisici, d'altronde ce lo aspettavamo. E Tammy Abraham si è fermato di nuovo, tra virgolette si è di nuovo rotto, ma utilizzando un po' un gergo colloquiale, si è di nuovo fermato, ha accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro. In via precauzionale sta effettuando una terapia specifica
e sono in corso indagini radiologiche al fine di definire e quantificare l'eventuale problematica. Il giocatore quindi non è a disposizione per l'amichevole che si svolge nel pomeriggio contro il Latina, amichevole della Roma, e questo sta a significare che se il Milan dovesse puntare su Abraham potrebbe puntare su un giocatore che ha problemi fisici. A me Abraham del primo anno alla Roma è piaciuto tanto, ha anche segnato abbastanza. Nel secondo anno ha segnato molto meno. Nel terzo anno ha avuto questo grave e lungo infortunio che lo ha fatto saltare tutta la stagione, che lo ha tenuto fuori per tutta l'annata, tranne praticamente gli ultimi due mesi della stagione passata. E ora lui vorrebbe venire al Milan. Ci sono stati dei contatti con il suo procuratore, che lo sta offrendo un po' a tante squadre perché è in partenza dalla Roma. Però il Milan deve pensarci bene, perché va a prendere magari un giocatore che fisicamente continua ad avere queste problematiche. E attenzione, il Milan a Milanello sta applicando una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda anche lo staff tecnico e lo staff sanitario, soprattutto quello sanitario. Perché già Zlatan Ibrahimovic aveva dato degli indizi durante la conferenza stampa di presentazione di Fonseca, perché non solo si cambia preparazione atletica con nuovi preparatori atletici che arrivano dopo quelli di Stefano Pioli, no? Quindi via Pioli insieme al suo staff arriva Fonseca col suo staff, ma sono stati cambiati anche tre fisioterapisti proprio tesserati dal Milan, cioè del Milan. È una vera e propria rivoluzione, perché vanno via delle figure che erano al Milan da tanti anni, e l'ha voluta questa rivoluzione Zlatan Ibrahimovic, che non ha guardato in faccia a nessuno e ha tagliato queste persone che facevano parte dello staff dei fisioterapisti del Milan, sempre per il discorso degli infortuni, della prevenzione, della cura post infortunio. Insomma, è in atto una vera e propria dei veri e propri cambiamenti importanti al centro sportivo di Milanello, voluti da Zlatan Ibrahimovic. Sono andati via i fisio storici come Paesanti, Morosi e Rossetti, mentre tra i nuovi arrivati c'è Leonardo Belotti, ex del Sassuolo. Sono dei cambiamenti comunque importanti, perché quante volte durante la stagione anche il tifoso del Milan si è arrabbiato con la società per i troppi infortuni. È una questione anche di prevenzione, una questione anche di saper gestire l'infortunio e il post infortunio, anche con i tempi giusti, con le metodologie giuste. Ecco, Ibra non solo sta mettendo mano al mercato, avete sentito le parole di Morata, ha detto sento la fiducia di Zlatan Ibrahimovic, ho parlato con lui, ho avuto dei contatti telefonici. Ibra sta mettendo mano in tutte le aree del Milan: comunicazione, staff tecnico, staff medico, fisioterapico, calciomercato. Insomma, è questo il vero e proprio Milan di Zlatan Ibrahimovic. Nel bene e nel male, attenzione, qui non si sta dicendo che è tutto bene o che è tutto sbagliato, le valutazioni le faremo dopo, qui si fa cronaca, si sta dicendo quello che sta avvenendo a Milanello con i cambi dei fisioterapisti e della preparazione atletica per evitare gli infortuni. Poi lo scopriremo dopo, fra qualche settimana, se questi cambi saranno cambi positivi oppure avranno sbagliato di nuovo. Insomma, si fa cronaca e poi si commenterà in futuro il risultato di questi cambiamenti. Io vi saluto, vi ringrazio, mettete like, attivate la campanella e iscrivetevi al canale YouTube. Un caro saluto a tutti voi, ciao!